Un saluto a tutti e bentornati su Zant Factor. Allora, avevamo lasciato Galad qui così conciato dopo essere caduti insieme all'Agamennone per l'attacco terroristico. Vediamo un po' di scoprire novità e se è morto anche l'altro vecchietto Percival. Anche se secondo me è morto. Qua? Sì, di qua. Adesso si è miracolato, ragazzi. Aia. Quello? No, quello è morto. Si è messo proprio qua per non farmi uscire di qui, eh. Gren! Santo cielo, rispondi! Sono vivo! Easy! Sono qui! Sono qui. Easy, puoi sentirmi? Sa di no. Merda. Eh sì, è perché quel peso lì era eccessivo da portare. Oh, questo chi è? È vecchio, è morto. Sì, è vecchio. Paolo è morto. Niente, capo. Sei morto. Veloce prima che crolli tutto qua. Zagramov, Elian, abbiamo perso il contatto con Percival e Galad. A tutti i cavalieri in forze nell'area di Crystal Palace, per favore, rispondete. Sono io. Gray! Ah, ci sento. Gray, rispondi! Ah, eccolo lì, il vecchio. Non era quello là. Tutti all'ascolto! Sir Galad è vivo! Trovatelo! Non ti reggi in piedi per spostare le cose qua pesanti, non lo so. Dai, cavolo! Oh. Ah, vedi che è morto. Dai l'acqua miracolosa, magari si salva. Non era meglio che lo uccidavate, quello stronzo? Poi... Eccoci qua. Siamo ancora nell'ordine, nonostante mi occupo da solo. Abbiamo fatto un casotto. Voi due andate al consiglio. Tutto bene, Easy. Vi raggiungerò per la successione. Mi pensez sont avec vous, monsieur. Le mie condoglianze. Sir Percival era un grande uomo. Il migliore. Mi sono permesso di conservare questi. So che è contrario al protocollo. Non ci aveva neanche detto chi era il vecchio con cui parlava.
Cosa faccio? Grayson. Non sentirti in colpa per l'accaduto. Non pensarci. Come potrei? Era il mio mentore. Un fratello. Sì, lo so. Ma concentrati sulle incombenze del presente. Il resto può attendere. Restano troppi interrogativi, Alastair. E voglio risposte. La morte di Mallory sarà vendicata. Non inseguire i fantasmi della vendetta. Finiresti con l'impazzire. Vieni. Il consiglio ti attende. Lord Hastings è in viaggio dalla sede delle Indie Unite. Vuole ringraziarti per aver salvato la vita di tutti i passeggeri della nave e la sua. La Compagnia delle Indie Unite ti è debitrice. Come mai poi siamo finiti in carcere allora? Non proprio capisco il nesso conduttore di questa cosa. Capitolo 7. Cavalleria. Per oltre 6 secoli il cavalier Sir Percival ha fatto parte di questa confraternita. Ha assistito al crollo di interi regni e li ha visti soppiantati da altri ugualmente effimeri. Ma... ha conosciuto l'ascesa dei mezzo 7 secoli e li ha sempre combattuti con ardore. È stato testimone dei suddetti eventi perché era benedetto da questo. Il Graal. La linfa nera scorre nelle nostre vene. Il vincolo che unisce quest'ordine. L'elisir che cura ogni male e dilata i confini naturali della vita umana, ma che non può garantire l'immortalità. Ora, Sebastian Mallory, il Fusser Percival, è morto. È tradizione tramandare il cavalierato nel nostro ordine. Ah, quello lì diventa uno Spessar Percival. Di chi era investito di questo onore e onere. Generazione dopo generazione i cavalieri hanno ereditato il nome dei loro gloriosi predecessori. Siamo qui riuniti oggi per questa solenne e rara occasione. Dal sangue del passato il Graal darà nuova vita. Giuri, Marie, Joseph, Paul, Iver, Marie, si chiama Marie di Motier, Marchese della Fayette, di impegnarti ad affermare i nobili precetti del nostro ordine e di votare la tua esistenza al servizio della nostra giusta causa. Con tutto il cuore e l'anima. Bevi, che il Graal ti elargisca vita oltre la vita. Questo non aveva la fiaschetta, era uno sfigatello prima. Con questa comunione sei vincolato al nostro sacro ordine. D'ora innanzi solo il tuo sangue dovrà riempire questa fiala. Che la linfa nera possa sostenerti. Usala con parsimonia. La linfa nera. Ti nomino Sir Percival, servo del nostro grande re e cavaliere della Tavola Rotonda. Alzati, Sir Percival, e occupa il posto che ti compete alla nostra tavola.
Guardie! Rimuovete il corpo di Sebastian Mallory dalla camera del consiglio e portatelo alla cripta. Dichiaro ufficialmente aperto il consiglio. Facciamo in modo che la terribile tragedia che ci ha colpito sia da monito a coloro che si oppongono ai dettami di questa nostra istituzione. Il defunto Sebastian Mallory non è morto combattendo i mezzo sangue. No. Egli è caduto vittima delle sue stesse sconsiderate iniziative e della negligenza di chi aveva giurato la massima dedizione al servizio e al sacrificio. E con quale esito? Lord Cancelliere, mi permetto Edifici pubblici devastati! Cittadini innocenti messi a repentaglio! Danni incalcolabili perpetrati alle proprietà della Compagnia delle Indie Unite! Solo l'intervento della Provvidenza ha scongiurato un disastro infinitamente più grave. Tutto questo senza che un solo ribelle venisse assicurato alla giustizia. Al contrario, le scriteriate azioni dei cavalieri coinvolti non hanno fatto altro che avvantaggiare il nemico. Il Lord Cancelliere forse è troppo severo. Ma vorrei far presente che la squadra di Sir Percival ha raccolto prove che attestano le attività Sono dei ribelli. Sono prove indiziarie. Mere supposizioni che hanno condotto a una deprecabile tragedia. Non discuterò oltre la questione. Con rispetto, Lord Cancelliere. Si sieda, Sir Galahad! Con tutto il rispetto! Anch'io ho perso un amico. Più di un amico. Un fratello. Il suo nome non merita di subire questa onta. Sta danzando sul sottile confine dell'insubordinazione, Messer Cavaliere. Sono consapevole della mia responsabilità in quanto accaduto. Tuttavia, se si ripresentassero le medesime circostanze, rifarei esattamente ciò che ho fatto. Come desiderava Mallory. Mio Lord! Signori! I ribelli hanno attaccato la carrozza di Lord Hastings. È intrappolato con la carrozza di Westminster. Cavalieri, alle armi! Proteggiamo Lord Hastings! Debelliamo questi empi ribelli una volta per tutte! Sir Galahad! Il caso non è ancora chiuso. Qualcuno dovrà infine rispondere della morte di Sebastian Mallory! Oh, questo è certo. È simpaticone sto stronzo. Armatevi! E disponetevi a difesa del ponte! Galahad, al tuo comando. Andiamo! Sir Galahad! La carrozza di Lord Hastings è stata colpita sul ponte. Niente nuove sui superstiti. Perché ci hanno con questo Lord Hastings? Con me! Il primo... Il consiglio della regina, cos'è? Che Spark in Normandia, fine. Hastings potrebbe essere vivo! Dobbiamo raggiungerlo! Ok ragazzi, per questo video è tutto. Continueremo a questa missione nel prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, commentate, mettete un like e iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e alla prossima. Ricarico!